Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Maria Grazia Cucinotta ha cominciato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo quando era ancora una giovanissima ragazza, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza fino ad approdare a Miss Italia nel 1987. L'ex modella è stata poi notata da Renzo Arbore, il quale ancora una volta si è dimostrato un eccelso scopritore di talenti, invitando la donna a prender parte alle riprese del suo programma targato Rati Indietro Tutta, nelle vesti di Valletta. All'inizio del decennio successivo invece, Maria Grazia ha intrapreso una brillante carriera come attrice. Nel 1990 ha debuttato infatti sul grande schermo all'interno della pellicola diretta dal regista italiano Ottavio Fabbri intitolata Viaggio d'amore. Con il passare del tempo l'attrice ha recitato in alcuni film di fama mondiale, come ad esempio Nel postino, lavorando al fianco del compianto Massimo Troisi. A partire dal 2005 la Cucinotta si è dedicata anche alla sua attività di produttrice esordendo in tale ruolo con il film My Episode All the Invisible Children. Maria Grazia Cucinotta massacrata proprio da lei, le parole taglienti come rasoi. La vicenda di cui vi stiamo parlando ha avuto origine pochi giorni fa. Selvaggia Lucarelli, nota giornalista italiana, ha deciso di indagare su coloro che chiedono soldi tramite i minori attraverso il web. Nell'ultimo anno ho contattato molte famiglie per avere delucidazioni sulla gestione del denaro, perché quando si parla di malattie e bambini malati c'è un giro di soldi impressionante, purtroppo non accompagnato da altrettanta trasparenza. Punto. Tra queste, il caso più eclatante degli ultimi anni. È la raccolta Un futuro per Melissa, eclatante perché sono stati raccolti almeno 2 milioni di euro, ha dichiarato l'opinionista di Ballando con le Stelle, la quale di recente aveva ricevuto le critiche da parte della stessa Cucinotta. La madre di Melissa, stando alle parole della Lucarelli, avrebbe risposto con delle offese nonché con la pubblicazione di documenti illeggibili. Maria Grazia, in questo frangente, si è schierata al fianco dei genitori sostenendo che non sono dovuti a dare spiegazioni ad una sconosciuta. Quest'ultima frase ha mandato su tutte le furie Selvaggia che, pertanto, si è sfogata nei confronti della famosa attrice. Questa è la parte più grave, il commento di Maria Grazia Cucinotta nella bacheca dei genitori. Che dice, a quale titolo dovete dare spiegazioni a una sconosciuta? A parte la gentilezza. Ricorda la Cucinotta, madrina di questa storia, che anche i soldi sono stati chiesti a milioni di sconosciuti, lì evidentemente con gli sconosciuti la confidenza andava bene, i quali hanno il diritto di sapere come sia stata gestita la loro generosità, ha tuonato la giornalista, che infine ha concluso il suo messaggio invitando la Cucinotta a sfruttare la sua visibilità per insegnare la beneficenza colta e consapevole. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.